Buonasera e benvenuti qui al mio fianco. Abbiamo di nuovo Antonio Moscatello e da un po' che non era presente, ma per impegni più miei che suoi. E oggi riprendiamo con la serie sui miti, le leggende dei mostri giapponesi con un bellissimo animale, giusto? Il tanuki. Vai Antonio, tutto Ciao a tuo, tutti, raccontaci. beh, bella un'immagine significativa, dolce di questo animale così simpatico. Allora, il tanuki è uno degli yokai più diffusi, yokai, no, i mostri più diffusi nel folklore e nella tradizione giapponese. Allora, parto da un ricordo personale. Mi trovavo più o meno dove si è combattuta la famosa battaglia di Dannemora, che è una battaglia che ha, è la battaglia che ha di fatto posto termine alla guerra tra gli Taira e i Minamoto. Parliamo del Medioevo giapponese, stiamo adesso non ricordo la data, scusatemi, ma un momento di confusione. Comunque, in battaglia di Dannemora, io ero lì si trova un tempio davanti al quale ci sono due belle immagini di tanuki, un tanuco e una tanuca. Il tanuki ha, diciamo, le sue parti genitali particolarmente pronunciate, e la tanuca c'ha due grossi seni in queste due statue. E vedo questa immagine meravigliosa di una mamma con un bambino piccolino che tocca i genitali del tanuki e spiega al bambino perché lo fa, cioè perché vai a toccare, diciamo, le palle del tanuki. Va a toccare le palle del tanuki perché porta bene, perché favorisce come posso dire, la fertilità, praticamente la signora spiegava al bambino che per dargli un fratellino era venuta lì a toccare le palle del tanuki. Il tanuki ha in effetti nella tradizione questa caratteristica, è dotato di un'importante dotazione militare Ma infatti sotto. ho già fatto vedere alcune immagini in cui si vede che c'è proprio due attributi non da poco, Esattamente. quindi. Solitamente, ma ci sono dei bellissimi disegni, delle bellissime xilografie di Hokusai, quello della grande onda di Sì, Kanatanagama, sì, con sì. tanuki che utilizzano, appunto, si portano sulle spalle lo scroto, lo fanno roteare come palle d'elicottero, oppure lo utilizzano come mongolfiera per volare. Quindi, Lo utilizzano anche per pescare, mi sembra, quindi sì, lo sì, per pescare, utilizzano. per colpire i nemici, insomma, è multiuso, sono multiuso. Che cos'è il tanuki? Voi lo vedete lì, è carino, è un procione, sembra un procione. In realtà è il cane procione, che sembra essere un procione, ma in realtà è un canide che è quasi vicino alla volpe da un punto di vista zoologico. Cane procione, eccolo là, simpatico. Sì, Che ha questo questi. aspetto appunto molto simpatico, da cui però bisogna guardarsi, perché come altri yokai che abbiamo descritto in precedenza, il gatto Nekomata, Bakeneko, la volpe, Beh, no, la volpe non abbiamo ancora parlato della però volpe. diciamo, come co tutti questi yokai, diciamo, animali, hanno la caratteristica di cambiare, di subire delle metamorfosi, di potersi trasformare alla bisogna in qualunque uomo, donna o anche oggetto, e sono soliti fare dispetti non necessariamente gradevoli. Tipo, non so, possono ammazzarti la nonna, farla a pezzi, metterla in brodo e farti mangiare il famoso brodo di vecchia. Questo me la sono persa, infatti. Basanjiru, no, Va il San Giro. brodo della Sì. lo so, hanno queste caratteristiche, tendono a fare dispetti, però sostanzialmente il tanuki non è uno yokai, come dire, cattivo, maligno in sé È per sé, ha dispettoso. queste, diciamo, deprecabili abitudini, queste deprecabili abitudini, però sostanzialmente è anche portatore di benessere,
con questo pancione che si ritrova, è considerato appunto un portatore di come posso dire, di buona fortuna. Lo troviamo sempre in Giappone, quasi sempre in Giappone, davanti a ristoranti locali di vario tipo, perché e quindi non ha un aspetto così negativo, così malefico, ecco, come per esempio il bakeneko, il nekomata. Certo è, insomma, che bisogna guardarsi anche dal tanuki, perché anche il tanuki non è che ce le manda a dire, ogni tanto fa degli scherzi abbastanza. Guarda, io riprendendo il fatto che si trovi da tutte le parti, ti faccio vedere questa mia foto del lontano 2018, mi sembra. Eccolo. Addirittura, sì, è praticamente in vendita in una bancarella di strada, mi sembra, sì, di ricordare che fosse nel parco dell'Expo del 70 a Osaka, che ero andato fino là, sì, c'era questo bellissimo, io ho detto, ma io li voglio portare a casa tutti, come faccio a caricarli in Italia? Guarda, come si può vedere, quasi tutti hanno dei pronunciati, diciamo, testicoli. Cerco di zoomare un attimo. È sul testicolo, diciamo. Sì, Hanno tutti pronunciati testicoli, un bel pancione. Gli esemplari femminili hanno dei seni ben visibili. E quindi sono un pochino questo. Nella tradizione giapponese vogliono rappresentare appunto questa vitalità, questa enorme vitalità, la ricerca del benessere, la ricerca della fertilità. Sì, considerate che costano 13.000 yen l'uno, quindi neanche pochissimo proprio. E va bene, adesso questa foto la tolgo un attimo, ritorniamo alla nostra storia sui tanuki, quindi come sono entrati nel folklore giapponese. Ma guarda, più o meno come tutti gli altri yokai, sono all'interno della letteratura giapponese, credo che fossero all'interno degli otogizoshi, che sono delle storie, ecco, delle storie che raccontano appunto storie fantastiche, comunque fanno parte del folklore giapponese sostanzialmente dal primo Medioevo, dall'epoca Kamakura. Siamo in un periodo di conflitti, di paura, quindi all'interno di questo mondo le leggende, le storie si sviluppavano sempre in maniera molto fertile, la mente, la fantasia era molto fertile, si aveva paura di tutto e si cercava anche consolazione un po' in tutto. Poi bisogna sempre ricordare che i giapponesi, la religiosità originaria dei giapponesi è una religiosità sostanzialmente panteistica, quindi il fatto che dessero personalità al mondo animale non deve stupire nessuno, è da sempre stato così, non solo i giapponesi danno personalità anche al mondo inanimato, alle pietre, agli alberi, quindi è un tipo di leggende che accompagna la storia giapponese, ha accompagnato la storia giapponese da sempre. Guarda, visto che il mio è alla fine un canale anche di consigli di visione, secondo me bisogna andare a citare questo Pom Poko, sì, che è dello studio Ghibli, che secondo me è una di probabilmente la migliore realizzazione riguardo i tanuki, perché riesce veramente a... Adesso zoom un attimo per farti vedere meglio. Riesce secondo me a far capire che cosa sono i tanuki nella cultura giapponese, cioè ti fa vedere che vengono usati per esorcizzare anche problemi reali come la deforestazione, perché in questo film Pom Poko viene appunto presa in esame la vita di questi tanuki, perché cosa fa l'uomo? Da Tokyo si allargava sempre di più negli anni 60-70 verso le colline e montagne esterne e andava a invadere, a togliere il terreno di questi tanuki, e proprio lì si sviluppa questa storia in cui si intrecciano anche le volpi,
e via dicendo, quindi è una storia molto particolare, molto, secondo me, interessante per bambini, ma non solo. Quindi, nel caso, date un bello sguardo a Pompoco, appunto, per poi dello studio Ghibli, quindi di sicuro è sinonimo di qualità. Oh, io prima ho detto che il tanuki è il cane procione, sì, e lo confermo, però bisogna anche dire che in Giappone, a seconda della provincia, della regione in cui ci si trova, potrebbe anche indicare un altro animale, cioè l'attribuzione al procione non è sicurissima, al cane procione, non al procione. In alcune zone è anche il tasso. Ed esiste una zona del Giappone in cui c'è anche una zuppa di tasso che si chiama una cosa del tipo tanuki giro. Quest'anno non l'avevo proprio mai sentita, quindi sì, sì, non so neanche se la voglio assaggiare, però no, neanche io non spero di non averla provata, perché poi nella mia incoscienza in Giappone ne ho provate di zozzerie che non saprei più neanche indicare, quindi spero di non averla provata, o se l'ho provata che mi sia piaciuta comunque. Eccola qui. Sì, sì, il tanuki è davanti ai templi e per attirare la buona fortuna, la buona fortuna, per dire sostanzialmente è così questa. Gli altri tanuki, guardate che noi siamo, come posso dire, tanuki friendly, benevoli con voi. Esatto. Siamo, quindi, benevoli, come non ci trattate male, perché noi siamo iscritti al vostro partito, diciamo. Sì, sì. Tra l'altro siamo, questa è una mia foto fatta nel 2013 in un tempio ad Arashiyama, quindi è anche bello visibile lì sulla strada quando entri. Sì. Ed è particolare perché, sì, insomma, uno, diciamo, non se l'aspetta, ma in realtà sono come quello che erano i nani da giardino da noi anni fa. Quindi è molto particolare questa cosa, perché rivedo tanto i nani da giardino nei tanuki, cioè ci sono tante cose che abbiamo noi che hanno anche altri dal posto del mondo, e ogni tanto mi fa un po' sorridere anche questa cosa qui. E beh, ma certamente ci sono delle somiglianze, però è interessante questo fatto che non sia antropomorfo il tanuki, che rimanga comunque un animale, no? Ed è appunto collegato con quel tema che ti dicevo prima, con il tema della religiosità giapponese, che è una religiosità panteistica. Non c'è alcun problema rispetto al fatto che il tanuki rimanga animale, e non c'è bisogno di antropomorfizzarlo, salvo il fatto che lo vestono, che fa delle cose anche umane, però non diventa essere umano. Quell'immagine che hai mostrato prima di, sì, che è Hokusai, se non mi sbaglio, anche quello lì. Questa qui? No, l'altra, allora, quella lì, in cui fanno ginnastica con... Ah, in quello della ginnastica, ok. Lì è un po' più antropomorfico il tanuki, praticamente... Esatto, sì. Sarebbero esseri umani con la testa di tanuki, che somiglia molto a una volpe in quel caso. Perché io nelle mie varie letture avevo capito appunto che la volpe poteva diventare totalmente umana, quindi totalmente irriconoscibile all'uomo, mentre il tanuki poteva assomigliare, cioè arrivare quasi a essere umano, ma si vedeva già subito che non lo era, non lo poteva essere. E quindi... Ma sai, le tradizioni in questo senso... Il folklore in questo senso cambia di zona in zona, cambia di periodo in periodo, quindi è difficile fare uno schematismo così netto. Anche il tanuki è comunque soggetto a queste trasformazioni, e su questo si potrebbe iniziare una parentesi amplissima sul tema della metamorfosi nella tradizione, nella tradizione giapponese, nelle tradizioni asiatiche, e su come questo possa somigliare anche a tanta tradizione classica nostrana, europea, insomma, occidentale, sì, greca e latina. Parlando della metamorfosi mi viene in mente Kafka, perché forse è quello più emblematico. Ovidio. Sì, anche Ovidio, però sì, io andiamo più indietro a quegli studi classici, io tendo ad averli un attimo cancellati.
Comunque abbiamo, no, andiamo sulle metamorfosi, andiamo anche, diciamo, al cinema, non so, The Fly, no? La mosca. Ah, sì. Sono metamorfosi diverse, sono metamorfosi diverse, però anche quelle sono, appunto, è un tema ampissimo che su cui potremmo parlare. Per ore. Ma non ha molto senso qui adesso, magari proprio sulla metamorfosi si farà una live in futuro, anche se dobbiamo fare ancora quella della volpe. Quindi la volpe mi sembra un'altra. Tra l'altro, questo vale per la volpe, vale anche per il tanuki. Nella cucina giapponese questi yokai sono molto presenti, sia la volpe che il tanuki. Magari ne parliamo la prossima volta, ma kitsune è un tipo di, no, la frittatina del sushi, perché si chiama così, e anche il tanuki è molto spesso sia davanti ai ristoranti come immagine di buona fortuna, e ci sono piatti comunque che sono così denominati, insomma, che sono denominati. Quindi insomma è un animale anche legato, profondamente legato alla cucina. Ma molto buona, io trovo molto buona la cucina asiatica, ma oramai siamo già arrivati alla fine. Io ricordo di guardare Pom Poco per approfondire sui tanuki e farsi un'infarinatura. Oltre a questo video ringrazio il buon Antonio Moscatello, intanto c'è l'imbrunire dietro che durante la live, questa registrazione è arrivato, ed è bello anche questo, il passare del tempo mentre noi parliamo. Ti ringrazio. No, era perché volevo. Dietro c'è il vuoto, volevo essere sicuro di non essere aggredito da un tanuki alle spalle, quindi mi sono tenuto vicino. Ma sei stato ponderato alla finestra. Sì, sei stato ponderato, i tanuki di sicuro non se la sono presa. Dai. Alla prossima, e ti ringrazio, grazie a tutti, mettete like e soprattutto seguite anche Antonio Moscatello sul suo Facebook, che lascia sempre delle perle interessantissime di notizie e sti cazzi, proprio come si suol dire, che è una più bella dell'altra. Grazie Antonio, grazie a tutti, ciao ciao. Ciao a tutti, ciao ciao ciao.